Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Kieran Bursin ha parlato di cosa pensa dell'amore. In un programma a cui ha partecipato, Amore. L'attore, che ha spiegato come dovrebbero essere le partnership, ha avuto idee interessanti. Ovviamente prende come esempio i matrimoni felici dei suoi genitori. Dice che l'amore non dovrebbe limitare le libertà delle persone. Quindi, è per questo che ha un approccio così controllato all'amore? Nell'amore, la libertà e l'amore dovrebbero agire separatamente l'uno dall'altro. Quando le persone sono innamorate, dovrebbero essere libere e i confini dovrebbero essere protetti. Se l'amore provoca restrizioni nelle persone, le persone sono offese dall'amore. Non ti fa pensare di essere limitato nella tue relazioni? Le persone devono essere stabili nelle loro relazioni. Sebbene sia un sentimento molto profondo, non sempre finisce felicemente. A volte le persone possono essere offese a causa della mancanza di comunicazione tra loro. Poiché i risentimenti rafforzano le separazioni, a volte possono essere la ragione della separazione. L'amore è una relazione che comprende valori duraturi come la comprensione, fiducia, umiltà e amore. Il risentimento dovrebbe essere visto come uno strumento. È usato per risolvere i problemi in una relazione. Potrebbe non esserci posto per fare il broncio. Dove l'amore finisce, ma è molto importante continuare. Il bell'attore non è favorevole alla moderazione e alla moderazione nella sua relazione. Ma ovviamente, a volte potrebbe essere necessario limitarlo per mantenerlo. Qui devi trovare il mezzo. Potrebbe non stare con la persona che ami molto e dire di essere libero. Come vorresti che esaminasse un po' di più il matrimonio della sua famiglia? E quando sono così innamorato, amo così tanto, ma voglio essere libero. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.